Si è svolta presso il Castello d'Avalos di Colle di Mezzo la conferenza del critico d'arte Paolo Cova, intitolata Tanzio d'Avarallo, un pittore del Seicento in viaggio tra le Alpi e la Maiella. La conferenza è stata introdotta dalla giornalista Giovanna Di Lello, originaria di Colle di Mezzo e direttrice responsabile della rivista locale TNZ. Il tutto è stato organizzato dalla redazione di TNZ in collaborazione con il Comune di Colle di Mezzo, l'Associazione Pro Loco di Colle di Mezzo e l'Associazione Culturale Atessa XXI secolo. L'evento rientrava in un percorso di promozione dei beni culturali del paese che la rivista TNZ sta portando avanti già da qualche anno e che ha tra i suoi obiettivi quello di ricollocare nella chiesa parrocchiale di Colle di Mezzo il bellissimo quadro dell'artista piemontese La Madonna col Bambino. San Francesco d'Assisi il committente, oggi custodito dall'arcidiocesi di Vasto Chieti dopo il suo restauro avvenuto nel 1995. L'olio su tela, rinvenuto a Colle di Mezzo a fine anni 70 in un magazzino della chiesa parrocchiale di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, è stato realizzato dall'artista tra il 1611 e il 1613 per essere collocato in una delle tre cappelle della chiesa, quella dedicata a San Francesco, che venne eliminata con il lavori di ricostruzione dell'edificio a metà Settecento. Il giovane artista piemontese era approdato a Roma nel 1600 per ricevere l'indulgenza in occasione del giubileo e rimase folgorato dall'opera del Caravaggio, da cui apprese la lezione di realismo e l'uso di contrasti decisi di luci e ombre. Visse per circa 15 anni prima nella Città Eterna e poi a Napoli e in Abruzzo, dove realizzò le sue opere giovanili più importanti. Oltre alla Madonna con Bambino, San Francesco Assisi il committente di Colle di Mezzo, ci sono anche la circoncisione di Gesù con i santi Carlo Borromeo e Francesco d'Assisi della chiesa parrocchiale di Fara San Martino e la Madonna di Costantinopoli con i santi Bernardino da Siena, Francesco d'Assisi, Chiara Margherita e la donatrice Pompa de Matteis d'Amata della collegiata della Basilica di Santa Maria in Colle di Pesco Costanzo. Giovanna Di Lello, tra le promotrici dell'ennesimo evento culturale qui a Colle di Mezzo, oggi si è parlato di un artista, Tanzio d'Avarallo, importantissimo. Infatti voi state cercando attraverso questi incontri anche magari di riacquisire una sua tela importantissima, quella della Madre col Bambino, San Francesco il Committente. Sì, certamente. Per noi questo appuntamento con il professor Paolo Cova è fondamentale perché rientra nei progetti culturali della rivista TNZ di Colle di Mezzo, che vuole promuovere il patrimonio culturale del paese, ma non solo. Tra i suoi obiettivi ha quello di riportare a Colle di Mezzo la tela di Tanzio d'Avarallo, quella tela che è della Madonna col Bambino, San Francesco il Committente, che fu ritrovata a fine degli anni 70 qui a Colle di Mezzo, nella chiesa parrocchiale, e che adesso però si trova a Chieti, dalla Curia. Quindi noi, proprio perché vogliamo riportare a casa un pezzo della nostra storia, vorremmo anche far, attraverso la presenza di questo quadro nella nostra chiesa, proiettare il nostro borgo, tra i borghi italiani interessanti da visitare e quindi, promuovere la nostra arte, il nostro patrimonio a livello nazionale. Per noi sarebbe un'opportunità in più. Per fare turismo culturale, attrarre gente nel nostro paese, perché noi siamo un piccolo borgo, spesso questi borghi vengono dimenticati, lasciati a loro stessi, così, e questo può essere un'occasione per noi in più per essere sotto, i riflettori. Ecco. Ci saranno altri incontri dopo questo dedicato all'arte? Ma sicuramente noi nell'arco dell'anno faremo altri incontri, ma ci concentreremo anche molto su questo quadro e con l'intento di collaborare in modo più serrato con il professor Cova. E quindi sì, insomma, ci saranno altri appuntamenti in questo piccolo borgo del Sangro Aventino, ma che ha molto da offrire. Paolo Cova, storico dell'arte, oggi abbiamo parlato di un artista legato a Colle di Mezzo. Sì, il grande Tanzio d'Avarallo, di cui voi possedete, o sarebbe meglio dire possedevate, insomma, una delle tre opere capitali che questo grande maestro piemontese proveniente da Lagna realizzò in Abruzzo tra il 1610 e il 1614-15.
Lei ha fatto vedere tramite delle slide, proprio in particolare queste tele e queste opere di un grande artista, in una giornata che è dedicata al patrimonio culturale di Colle di Mezzo e una città dove si vorrebbe riportare una tela in particolare, quella della Madonna col Bambino, San Francesco e un committente. Sì, quest'opera fu riscoperta proprio qui, restaurata nel 1995 e poi ha partecipato ad alcune delle mostre internazionali fondamentali dei grandi studiosi che si sono occupati di Tanzio, come uno dei grandi caravaggeschi, insomma, del primo del Seicento. Ed è chiaro che quest'opera, che oggi invece è collocata in curia a Chieti, meriterebbe di tornare nel luogo dove è stata riscoperta, soprattutto di diventare uno dei punti fondamentali di una sorta di percorso dedicato proprio a Tanzio da Varallo. Colle di Mezzo, Fara San Martino con la Circoncisione, Pesco Costanzo con la Madonna dell'Incendio Sedato. Quindi, insomma, una potrebbe essere un'occasione sia per una riscoperta, sia per una rivalutazione, ma anche chiaramente per creare un percorso dedicato a questo altissimo maestro del Seicento italiano, di cui qui in Abruzzo possedete tre opere fondamentali. Opere che comunque sono poi esposte nei maggiori anche musei, opere che sono importanti anche per far avvicinare le persone del posto alla cultura e all'arte. Certo, il lavoro che stiamo facendo con Andrea Ravomattone ad Atessa, cioè questa trasposizione di una parte del vostro dipinto sulla parete adiacente alla chiesa di San Leucio, mira proprio a sensibilizzare la comunità, cioè a permettere alla gente, indipendentemente dal livello culturale, indipendentemente dal lavoro, chiaramente di avvicinarsi ai grandi capolavori. Una terra come l'Abruzzo è una terra ricchissima di opere, che insomma meritano attenzione sia da un punto di vista conservativo che della tutela, che della divulgazione, della diffusione del patrimonio di primissimo livello. Anche perché in ogni quadro, ogni colore, ogni personaggio possono parlare della storia del posto. Certo. Le opere d'arte, come insegna la grande storiografia artistica italiana, nascono in un contesto e per un contesto. Quindi è chiaro che Tanzio, che giovane arrivò in Abruzzo dopo l'esperienza milanese, forse prima o dopo l'esperienza napoletana, e portò qualcosa di profondamente innovativo a questa terra, che ne ha caratterizzato a tutti gli effetti il patrimonio e anche il patrimonio genetico, se vogliamo. L'Abruzzo è una miscela di genti e di culture ed è una terra splendida, insomma, dove chi fa il mio mestiere ha la possibilità di incontrare capolavori straordinari o anche opere di cultura media che però ci raccontano la grande tradizione, le grandi esperienze, i grandi vissuti del passato. Andrea Ravomattoni, abbiamo parlato d'arte a Colle di Mezzo e soprattutto di un mezzo per arrivare anche alla gente, perché tu riesci tramite dei murales, degli spray, delle rivisitazioni ad entrare poi nel cuore della gente e farli appassionare all'arte. Sì, questo mezzo è appunto lo spray. Io porto avanti questa tradizione molto molto antica, che è la tradizione della copia, ingigantendo queste opere d'arte classica che a volte sono custodite sul territorio e tante volte dimenticate, tante volte sconosciute agli abitanti. Quindi è una maniera per riappropriarsi del patrimonio artistico-culturale del proprio paese, della propria città, e far soprattutto avvicinare i giovani a quella che un tempo, nel 1600, era arte contemporanea, ma potrebbe esserlo anche oggi. Ha una forza e ha una storia che ha creato questi territori. Nel caso appunto di questo gemellaggio fra Colle di Mezzo e la Tessa, si parla di Tanzio da Varallo, questo, uno dei caravaggeschi più importanti della storia dell'arte, che avete avuto la fortuna nel 600 di ospitare e ha realizzato tre delle sue più importanti opere. E quindi orgoglioso per la mia prima opera in Abruzzo, perché è la prima volta che vengo in questa terra meravigliosa, con un'accoglienza spettacolare, si mangia benissimo, chiaramente questo lo saprete meglio di me, io per essere la prima volta quindi sono rimasto affascinato da questo aspetto, ma soprattutto dalla ricchezza e dall'offerta culturale che questa terra può veramente garantire a questa terra un grande futuro.